Quasi 500 pensionati della CEI di Venezia, Confederazione Italiana Agricoltori, festeggiano San Martino a Tricesimo in provincia di Udine. È la giornata del pensionato, ma è soprattutto un'occasione per stare insieme in allegria, lasciando alle spalle problemi e fatiche. Li vediamo arrivare e ne cogliamo la soddisfazione di essere qui. L'occasione anche per dire le ragioni di insoddisfazione. Se non siamo felici noi, chi può essere felice? Che abbiamo la pensione che arriva ogni mese. Questo è che vogliamo di più della vita. Poche di anni di manco. Tutte le donne sta ben pensionate. E gli altri? Anche. Sul serio? Sì. Nessun problema? Nessun problema. Come state voi pensionate? Male, male. Perché perché non ne basta? Pochi, pochi, pochi. La minima, soldi. Avremo la minima. Quanto? 600. Ecco. Ho lavorato 700. 700. Fanno gli onori di casa il presidente dei pensionati CEI di Venezia, Giuseppe Scaboro, il presidente della CEI di Venezia, Paolo Quaggio, e il direttore Mario Quaresimini. Presidente, ma quanti ne stanno arrivando? Circa 495. Numero esatto? 13.500 i pensionati della CEI. Un bel numero. Veneziana. Un bel numero e stiamo crescendo mese dopo mese. Presidente Paolo Quaggio, presidente della CEI. Una bella manifestazione questa. Beh, è una manifestazione che noi come CEI di Venezia facciamo tutti gli anni, è una manifestazione ricorrente per i nostri pensionati che accorrono, sono contento, veramente in gran numero. Vedo tutti i volti sorridenti oggi, non avete problemi voi pensionati? Assolutamente no, io sono pensionato da tempo. Felice? E sto felicissimo e sto bene assieme ai pensionati dell'agricoltura. Eppure, Presidente, nelle vostre assemblee voi sottolineate tanti problemi. Beh, ce ne sono parecchi, riguardano purtroppo anche i pensionati, se parliamo di pensioni che non sono adeguate al ritmo, diciamo, di vita che c'è adesso. Però insomma cerchiamo di darci da fare e vedere se siamo capaci di risolverli sicuramente. Cioè, le pensioni basse che non riusciamo al momento a fare in modo che le amministrazioni, ma non solo le amministrazioni, i ministeri, il governo, eccetera, non intervenga sulle pensioni basse, perché prendere 350 euro, 450 euro al massimo, è più che un dare, è un'offesa che l'agricoltore riceve. Questi suoi 13.000 pensionati, Presidente, che cosa sostanzialmente chiedono? Beh, l'adeguamento sicuramente del livello pensionistico è assoluto e dopo c'è sicuramente, per quello che riguarda, visto che poi sono anziani che quindi ricorrono, diciamo, ai servizi sanitari più degli altri, vista l'età, ma è una cosa intrinseca, un'attenzione maggiore dal punto di vista sanitario per quello che riguarda proprio i pensionati e gli anziani in genere. E poi questo è il problema, un'assistenza sociale adeguata. L'assistenza è punto fondamentale perché i pensionati riescano in qualche modo a vivere bene. Tante donne sono forse in maggioranza, figure importanti nell'imprenditoria agricola del nostro tempo, ma in realtà figure sempre centrali nelle aziende rurali. Vedo tantissime donne e pochi uomini tra i pensionati della CEI, come mai? Motivo, sì, probabilmente perché gli uomini in realtà dovrebbero lavorare di più, oppure hanno meno resistenza. Come mai? Ah, non so, mio nonno è già a casa. E allora come stiamo, signora? Meglio così. Se va tutto bene. Sorridenti. Come stiamo gli altri pensionati? Benissimo, ma sta così bene. Su serio? Prima di adesso dovevamo andarci. Festosa la grande sala banchetti, un'immagine positiva di un mondo positivo che combatte per le proprie rivendicazioni ma con grande responsabilità e voglia di costruire. Ne è coordinatore e presentatore Luciano Bozzato, direttore regionale INAC e segretario dei pensionati CEI. Si balla come essere in una grande aia. Ci sono tante vedove di agricoltori, un segmento sociale piuttosto dimenticato. Vedove non parla mai nessuno, dimenticate da Dio sono. Però siamo vedove, però i nostri mariti hanno lavorato e dato alla patria, come si può dire, e a noi neanche le briciole, perché non basta. Allora? Un po' di pensione, meno tasse, perché chi ha la casa deve pagare anche il doppio perché ha la metà del marito, non è giusto. Pensionati sì, ma ai quali sono rimaste in mano la zappa e la forca, un'immagine per dire sempre al lavoro. Il contadino non va mai in pensione? Mai. Come mai? Ma papà è morto 8 mesi
e ha lavorato finché ha potuto lavorare sui campi. Ormai una tradizione di famiglia di lavorare sempre. Insomma, si muore sui campi. Si muore, veramente finché c'è la volontà si va sui campi e muore. Ormai una generazione di generazione. Io l'ho vista ancora in mezzo vigneto poco fa. Sì, sono ancora in mezzo vigneto. Quanti anni? 80. Ma non finisce di lavorare? No, io non finisce di lavorare perché mi sento utile ancora finché ho forza e non ho paura di lavorare. Per chi ama la terra e la lavora con passione, è bello e operoso il tramonto.